Eder, Mech, Pallister. Sono andati su a controllare altri anziani del condominio per avvisarli e vedere se stanno bene. Quando sono sceso, addirittura ho preso le scale, perché il sensore era lì, ho fatto le scale, primo piano, e mi faceva male la gamba perché nel panico ho preso le scale. Dopo il piano terra ho chiamato il sensore per andare perché mi faceva male la gamba. Grazie Luis per questa testimonianza. Ti prendo a martellate, ok? Secondo l'audio registrato dalla telecamera posta all'interno dei box, il killer dopo l'omicidio prende l'ascensore e sale. Questo ci confermerebbe che il killer è un inquilino di quel palazzo o comunque qualcuno che quella sera si trovava all'interno di quel palazzo. Invece una domanda per Giuliano: chi poteva voler male a tua madre? Era una persona splendida, una donna che ha sempre tenuto la sua fede al primo posto nella sua vita. Invece a te i testimoni di Geova hanno tolto l'incarico di servitore di ministero. Dato che non ero più in grado, mi è stata tolta, però non è stato un declassamento. In realtà io sono rimasto un testimone di Geova attivo. C'è stata in passato una cattiva gestione economica a livello familiare. Purtroppo certi debiti che c'erano non sono stati liquidati. Mi ero messo dietro a fare una cosa e quindi a ripagarli. Dopo è successa questa cosa, incidente, e certe cose sono state bloccate. Non ho ricordi dei giorni precedenti all'incidente, non ho ricordi di quell'incidente. E in tutti questi giorni di degenza, Pierina veniva ogni giorno lì in ospedale. Tutti i giorni, sempre contenta, sempre un atteggiamento positivo. È difficile per questa mancanza che abbiamo subito. Quello che provo, lacrime, è una mancanza enorme, sono lacrime. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.